Una mostra concepita con l'intento di celebrare gli anni della nascita e della morte di quello che è considerato a tutti gli effetti il fondatore dell'archeologia moderna. Si intitola Il tesoro di antichità, la nuova mostra visitabile ai Musei Capitolini, in cui oltre alle opere esposte il vero protagonista è il tedesco Johann Joachim Winckelmann. Winckelmann, in poche semplici parole, si può spiegare come il fondatore dell'archeologia moderna. Può essere un po' semplicistico, ma Winckelmann lo è per tanti motivi. Innanzitutto perché è a lui che si deve un nuovo metodo che si basa, da un lato, sulla lettura attenta delle fonti antiche, dall'altro sull'osservazione. Ora, osservare può sembrare una cosa ovvia, naturale, ma non è stato così per molto tempo, nel senso che studi antiquari che si sono sviluppati tra il 500 e il 600 hanno visto nelle sculture antiche, nelle opere antiche, soprattutto delle fonti per conoscere la storia. L'opera quindi non ha un valore di per sé, ha un valore in quanto in funzione, in quanto capace di narrare una storia, una vicenda delle epoche antiche. Winckelmann invece parte dall'opera, mette l'opera, la scultura soprattutto, al centro della sua attenzione. Un approdo a Roma avvenuto nel 1755 con un innamoramento inevitabile della città eterna per via della sua storia incredibile, la selezione di ben 124 opere e l'apertura di 3 sedi nell'arco di pochi metri testimoniano il prestigio e la grandezza del progetto. Il racconto degli anni cruciali che hanno portato nel 1733 al riconoscimento del Museo Capitolino come prima struttura pubblica d'Europa, la presentazione di numerosi capolavori che esaltano i meriti indiscutibili di Winckelmann nel proprio campo. Ecco gli obiettivi principali del Tesoro di Antichità, aperta al pubblico fino al 22 aprile.